L'autismo è una malattia che si manifesta nei primi 2 anni di vita. Secondo le ultime statistiche, una persona su 200 è affetta da questa malattia. In Irpinia, invece, ci sono 2000 persone affette da autismo. Per ogni bambino che oggi quindi nasce affetto da questa malattia, da questa patologia, domani noi avremo un adulto affetto da autismo. Accanto a me abbiamo la presidente dell'AIPA, la dottoressa Spagnuolo, che è molto impegnata rispetto a questa patologia. Il suo impegno risale ormai a 11 anni fa, perché appunto l'associazione è nata nel 2001. Ecco, innanzitutto vogliamo un po' dire come è nata questa associazione. Questa associazione Irpina Piani d'Autismo, è nata nel 2001 perché alcuni di noi genitori ci siamo cercati. Abbiamo messo un annuncio su un paio di giornali locali. In questo modo altri genitori ci hanno contattato. E per la prima volta ci siamo incontrati in una parrocchia, la parrocchia di San Ciro, e poi piano piano siamo diventati sempre di più. Abbiamo deciso di formare un'associazione per cercare di fare in modo che i nostri figli avessero finalmente quei diritti che gli erano negati. Ecco, quali sono i servizi che voi offrite attraverso l'associazione che, per correttezza lo dobbiamo dire, vede impegnate oltre 97 famiglie? Sì, l'associazione attualmente conta 97 famiglie di ragazzi autistici irpini e in effetti il percorso in questi anni è stato dedicato sia alla nascita di un centro per l'autismo in Avellino, e un centro che potesse dare risposte dalla diagnosi fino alla presa in carico totale e a tutto il percorso abilitativo, riabilitativo e fino al dopo di noi. L'autismo dura tutta la vita, un bambino autistico diventa adulto autistico e a un certo punto della sua vita perderà i genitori. Questo è uno dei pensieri che distrugge di più i genitori. Che cosa ne sarà di lui? Che cosa sarà in grado di fare? Che cosa gli potranno assicurare le istituzioni? E invece una persona affetta da autismo non solo deve ricevere le cure adeguate, ma deve avere anche un futuro e anche un dopo di noi. Ed è per questo che ci battiamo. Come associazione, oltre a seguire la costruzione di un centro per l'autismo che è attualmente ancora incompiuto in Avellino e che è stato finanziato con fondi europei e fondi regionali già dal 2004, noi ci stiamo occupando di quelli che devono essere i contenuti di questo centro, che è un centro pensato e disegnato proprio a misura di persona autistica, disegnato sul modello delle farm community americane. E il contenuto deve essere di eccellenza e deve essere specifico per l'autismo. Noi ci battiamo perché vengano applicate le linee guida del Ministero della Salute, che sono state pubblicate a novembre 2011. Dopo la chiusura di un tavolo per l'autismo istituito dal Ministero e che è durato oltre 2 anni. Quel tipo di percorsi terapeutici indicati e sollecitati dal Ministero stesso attualmente non sono
attuate, non sono applicate dal Sistema Sanitario Nazionale, che però comunque spende il denaro pubblico per offrendo terapie che oramai la comunità scientifica indica come non valide per l'autismo. Per esempio in Irpinia, dove il dato dell'Irpinia, il Sistema Sanitario Nazionale spende oltre 2 milioni di euro l'anno per la cura delle persone affette da autismo. Sono soldi mal spesi, sono soldi che invece potrebbero essere convogliati in quel centro per offrire terapie riabilitative di qualità. Lei parlava di questo nuovo protocollo approvato nel novembre del 2011 dal Ministero della Salute e che indica nuovi approcci nei confronti di questa patologia per cercare appunto di attenuare poi il suo evolversi nel tempo. Quali sono questi nuovi approcci che sono stati configurati e che richiedono poi non più l'istituzione di sezioni, di semplici sezioni, ma l'istituzione di un centro dedicato interamente a questa patologia che accompagni poi anche la persona affetta da questa patologia nella sua vita, nel suo divenire? Sì, lo accompagni, gli posso offrire anche possibilità di eventualmente sbocchi lavorativi protetti, se ben seguito. Questo tipo di approcci terapeutici dettati dalle linee guida si basano prevalentemente sulla riabilitazione e abilitazione cognitivo-comportamentale e sulla comunicazione aumentativa alternativa. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare già adesso. Siamo riusciti ad ottenere dall'ASL Avellino dei percorsi sperimentali, sia di cognitivo-comportamentale per gli adolescenti nel periodo post-scolastico, perché fino a qualche anno fa il bambino autistico arrivato a 10 anni veniva completamente abbandonato dal Servizio Sanitario Nazionale, ritenendo che finita l'infanzia fosse finito l'autismo. Purtroppo invece non è così. Tutto il peso del ragazzo che diventava adolescente, quindi con tutti i problemi legati all'adolescenza, ricadeva soltanto sulle famiglie. Noi abbiamo fatto una battaglia perché invece la terapia fosse accordata anche a chi superava l'infanzia e abbiamo ottenuto questo percorso sperimentale per 15 ragazzi nel posto scolastico. Poi un'altra battaglia per ottenere una terapia intensiva domiciliare per i bambini piccoli che l'ABA, che in America si fa oramai da quasi 30 anni, che in Italia è considerata ancora sperimentale, nonostante le linee guida del Ministero la sollecitano. L'ABA intensiva nel bambino piccolo può fare in modo che questo bambino diventi talmente capace, rimanendo nel suo autismo, capace di vivere la vita quotidiana in modo più o meno autosufficiente, da non avere poi magari più bisogno nell'età adulta di un centro dove rimanere nel dopo di noi, cioè quando la famiglia, cioè può diventare talmente autonomo da farcela, seppure in modo protetto, da solo. Quindi questo approccio che si considera, diciamo, costoso perché è intensivo, perché è di 18-20 ore a settimana, che può sembrare costoso, può, già che oggi si parla sempre di denaro, può addirittura risultare vantaggioso per il Sistema Sanitario Nazionale stesso, perché darà talmente tante competenze a questo bambino che riuscirà a vivere una vita di relazione e di comunicazione molto di più
che si è trattato con le vecchie terapie. Bene, quindi rispetto a questa situazione, dove sembra appunto che ci siano i soldi ma che non riescono ad essere veicolati, dove c'è un po' si fa un po' spallucce rispetto a questa situazione, qual è il messaggio che lei vuole lanciare alle istituzioni? Qual è appunto, sì, il messaggio che si lancia ad una politica che forse vive ancora un po' troppo in sordina rispetto a questa Sì, malattia? per quanto riguarda il centro che è in costruzione, dico alle istituzioni che vedo ultimamente passarsi continuamente la palla dei ritardi, della mancanza di arrivo dei fondi, del non completamento, come se si trattasse semplicemente di rinduzzarsi delle colpe. Signori miei, adesso basta, sono passati quasi 10 anni. Io credo che a questo punto vi dovrebbe venire un po' di rossore sulle gote e vi dovreste rendere conto che state giocando con la vita di persone, e che sono le persone autistiche, e con la vita di intere famiglie. A questo punto dovreste soltanto chiedere scusa, rimboccarvi le maniche da subito e fare in fretta, perché non possiamo aspettare più.